giorni finali della trattativa, si avvicinava quel famoso 5 luglio con la presentazione, ricordarlo, che effetto le provoca? Ah sì, ricordare uno dei ricordi più belli della mia vita, certamente. Quindi ricordarlo, ci sono state nell'operazione di Maradona, ci sono state una serie di combinazioni fortunate che il Napoli, che io e il Napoli abbiamo avuto, e che sono state proprio, siamo state aiutate dalla fortuna in una maniera unica. Quindi vi racconto tutto il perché, ma credetemi. È un tributo a Diego a 40 anni dal suo arrivo, saranno 40 anni precisamente il 30 giugno prossimo, perché la trattativa si concluse, Presidente, non correggo se sbaglio, primo luglio, comunque insomma siamo nell'imminenza. Io ovviamente ruberò soltanto 2 minuti per spiegarvi come è nata questa idea. L'idea è nata appunto perché 40 anni dopo l'arrivo di Maradona ha lasciato radici profonde, perché ha segnato la storia della città. Non è stato soltanto un trasferimento di un calciatore, pur essendo Diego il più grande calciatore della storia, ieri e allora come oggi, ma perché quell'evento ha segnato uno spartiacque ed ha segnato la storia di Napoli. Sono passati tanti anni, ci ricorda una volta un fattariello di Dio, tra lei e Dio, che non ci ha raccontato ancora. La cosa che io non dimentico mai, alle 6 di mattina stavamo in ritiro a Soprano e mi viene a svegliare e mi disse: dai, svegliati, andiamo giù negli spogliatoi, fammi qualcosa perché sono un po' nervoso. Vabbè, dico, andiamo, io avevo la chiave dello spogliatoio, siamo andati là, l'ho massaggiato un poco e detto: oggi vinciamo 1-0, segno io su punizione. Si vedrà. Quando dicevo una cosa Diego lo facevo. Come è successo? Una parola, sono passati 40 anni. Ma tutto incominciò un giorno che andai a trovare Federico Sordillo, mio amico, presidente della federazione, a una partita di calcio. Federico Sordillo stava pieno di giornalisti intorno a me. Arrivai io e Federico Sordillo in pratica mi prese in giro e dice: ma chi compri adesso? Io ho preso la sprovvista, non sapevo rispondere, e disse: ma io compro Maradona. Tutti si misero a ridere perché era praticamente impossibile secondo loro come Maradona. Tornai poi dopo in sede e parlai con Giuliano e dissi: ma facciamo un tentativo, visto che è un tentativo, vogliamo telefonare a Maradona a vedere Cister Pillari, che era il manager di Maradona. In questo convegno ricordiamo i 40 anni del passaggio di Diego dal Barcellona al Napoli, ma ricordiamo anche l'impatto che ha avuto sulla città, non solo in quell'epoca, nel 1984, che è un anno di grande passaggio, perché la città si era lasciata alle spalle le ferite del terremoto, le ferite di una camorra preponderante che faceva un morto al giorno praticamente, ed andava verso una nuova era. E in effetti Diego ha segnato la storia della città, perché se a distanza di 40 anni ne parliamo ancora ed è così tangibile il suo segno, il suo lascito sulla città, vuol dire che è un evento che ha segnato la storia in maniera epocale. Ma vorrei segnalare anche un'altra cosa. Gianfranco sottolineava le facce di Ferlaino in alcuni momenti. Io vorrei ricordare a voi tutti il viso dell'ingegnere nel momento in cui un giornalista francese alla conferenza stampa di presentazione di Maradona dice: Presidente, è vero che avete comprato Maradona con l'aiuto della camorra? Lo caccio via. Ci sono dei filmati. No, lo caccio via, ma come? E dicendo cosa? Senti, il tempo è passato, però i napoletani non lo dimenticano. Questa è la cosa più bella. Maradona non può essere dimenticato, perché Maradona non soltanto è stato l'immagine e l'icona di Napoli, Maradona è stato il calcio. Quindi venire in una città come Napoli, che è una città di calcio, significa completare il suo percorso, il percorso di Diego nel calcio, ma significa soprattutto l'esaltazione di una città come Napoli. Io, dopo questa battaglia per fare la firma, fece una cosa che non faccio quasi mai. Andare al bar, mi pigliai, non so, un whisky under rock praticamente,
E mentre non la stavo bevendo in Parma mi dice, ma lei è italiano? Dice, io sono napoletano. Ah, abbiamo fatto un bidone a Napoli, ma non l'avete visto? È diventato grasso, lui non gioca più a pallone. E io, questo qui, mi rimase qua, avevo messo il gioco.